Rinvia giudizio a carico di 82 appartenenti al gruppo Ultras del Cagliari Calcio denominato Sconvolts per i gravi disordini commessi a Sassari il 25 marzo 2017 in occasione dell'incontro amichevole tra le rappresentative del Sorso e del Cagliari disputato presso lo stadio di Sorso. Le richieste sono state avanzate al termine di lunghe ed articolate indagini svolte dalla Digos di Sassari in sinergia con la Digos Cagliaritana e coordinate dalla locale Procura della Repubblica. I reati contestati sono particolarmente gravi. Devastazione e saccheggio in concorso con l'aggravante del numero delle persone, lesioni anche gravi e il possesso di artifici pirotecnici e altri oggetti contundenti, atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Per 64 ultras cagliaritani, inoltre, il questore di Sassari, subito dopo gli scontri, aveva adottato il provvedimento amministrativo del DASPO con durata da 4 a 6 anni. Il 25 marzo del 2017 circa 180 ultras cagliaritani affiliati alla cosiddetta frangia degli Sconvolts, diretti a Sorso a bordo di tre pullman per assistere alla partita, avevano poi deciso di fermarsi in via Padre Zirano nei pressi della stazione ferroviaria di Sassari, essendo poi emerso nel corso delle indagini che tale sosta rifletteva in realtà un piano ben preciso, il cui fine era quello di devastare, saccheggiare ed aggredire in modo indiscriminato e senza alcun ritegno chiunque transitasse nel centro cittadino, sfruttando il cosiddetto effetto sorpresa, ben sapendo che l'area del centro storico è notoriamente frequentata dalle frange ultras della tifoseria sassarese della Torres, storici rivali per i cagliaritani. Celebrata anche a Sassari in Piazza d'Italia ieri 2 giugno la Festa della Repubblica, la prima in Sardegna per il nuovo prefetto Maria Luisa D'Alessandro, che ha voluto stabilire per l'occasione la cooperazione della Brigata Sassari, comandata dal generale Andrea Di Stasio. Si sono schierati nella piazza più celebre di Sassari la fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri dei Sassarini per l'alzabandiera solenne e un plotone interforze composto dall'esercito, dalla Capitaneria di Porto Torres, dai Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco. Il prefetto ha ricordato nel suo discorso il significato della Festa della Repubblica, dando lettura al messaggio del Presidente della Repubblica. All'interno della cerimonia la consegna dei diplomi di onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 7 nuovi cavalieri. Il sindaco di Sassari ha consegnato inoltre le medaglie commemorative ai discendenti dei caduti nella Grande Guerra. A completare la cerimonia l'esibizione dei Vigili del Fuoco che hanno calato dal tetto del Palazzo della Provincia una gigantesca bandiera italiana. Nel mese di maggio sono state organizzate a Sassari ben 3 corsi di formazione per i giornalisti e dopo quello sulla devianza minorile tra diritto di cronaca e tutela dei soggetti minorenni c'è stato il corso sul ruolo dei giornalisti nella disinformazione e inquinamento delle notizie sui canali più frequentati per attingere informazioni, per concludere in bellezza col seminario del 31 maggio sul tema giornalismo e comunicazione musicale. Martedì 28 maggio nella sede della Nuova Sardegna di Sassari si è tenuto il corso di formazione disinformazione, fake news ed Europa, la vulnerabilità dell'opinione pubblica e il ruolo dei giornalisti, utile per il percorso di analisi e studio sulla corretta informazione che l'Ordine dei giornalisti della Sardegna sta portando avanti. Dopo l'introduzione di Francesco Birocchi, presidente ODG Sardegna, e l'intervento di Daniela Scano, capo servizio della Nuova Sardegna, è stata data la parola a Gabriella Iacomella, fondatrice di Fact Checkers, prima associazione a livello internazionale ad occuparsi esclusivamente di educational fact checking, e a Cristina Nadotti, giornalista della Repubblica con esperienza nel settore online. Dopo un'accurata definizione di fake news e disinformazione sono stati analizzati i meccanismi sottesi alla loro diffusione, con una riflessione sulle nuove dinamiche dell'informazione nell'universo digitale, sul loro impatto, sulla fruizione da parte del pubblico e una valutazione del ruolo del fact-checking redazionale e non. È stato successivamente analizzato il ruolo dei giornali locali nel contrasto all'inquinamento dell'informazione, sia come baluardo per salvaguardare la pluralità dell'informazione, sia come fonte primaria e strumento di debunking. È stato sotto sottolineato il problema dello stravolgimento della comunicazione, soprattutto su Facebook e della verificabilità delle notizie, cercando di capire quando e quali possano essere le notizie false prima della loro divulgazione, evitando se possibile la velocità della consultazione. Inoltre, quando si fanno errori bisogna rettificare subito. Quando poi ci si rende conto di trovarsi di fronte ad un contenuto manipolato, si deve essere in grado di capire che può essere una notizia vera sino ad un certo punto, vista da un'altra angolazione. Per arginare
il problema dell'inquinamento della notizia. Il primo passo necessario sarebbe quello di prendersi più tempo per confrontare più fonti attendibili sullo stesso argomento, ponendosi il problema di come potrà essere recepita la notizia vista da diverse prospettive. Questo per capire con attenzione e senza frettolosità. C'è stato poi qualche sporadico intervento da parte dei giornalisti presenti, che sono stati coinvolti nello svolgimento delle argomentazioni proposte. Dopo due partite terminate al supplementare, la Dinamo di coach Pozzecco batte in entrambe l'Olimpia Milano e vola così in finale scudetto per la seconda volta nella sua storia. I bianco-blu con questi due successi sono arrivati a 22 risultati utili consecutivi, 15 in campionato. Nelle due partite giocate tra venerdì e domenica, la Dinamo, come è successo nelle ultime partite, ha trovato protagonisti diversi. In gara 2 il banco è stato trascinato da Achille Polonara, autore di 29 punti, con un immacolato 8 su 8 da 2. In gara 3 invece il grande protagonista è stato Smith, che ha chiuso la sua partita sempre con 29 punti e 7 su 8 da 3. In entrambe le partite, così come è successo in gara 1, la squadra ha beneficiato dei punti e dei rimbalzi di Thomas, che ha messo in difficoltà la difesa a Meneghina in più di un'occasione. Ma queste non sono vittorie dei singoli, sono le vittorie del gruppo, di una squadra che da quel 10 marzo, dopo la sconfitta con Venezia, è completamente cambiata e ha iniziato a far vedere a tutti il suo reale valore. Nella partita di venerdì, in gara 2, la Dinamo è andata sotto di 14 punti, con Milano trascinata dalle triple di un irreale James. I bianco-blu però sono riusciti a ricucire il gap e a trovare con Pierre la tripla del pareggio a 9 secondi dal termine. All'overtime la Dinamo ha realizzato un parziale di 14-0 che ha di fatto chiuso il match. Ieri in gara 3 dei vecchi e compagni hanno invece sprecato un buon vantaggio nei minuti finali e Milano con Analì è riuscita a trovare il vantaggio sull'88-89. Pierre dalla lunetta fa 1-2 e dopo gli errori di James e Thomas si va al supplementare. All'overtime Milano rimane aggrappata al match grazie a Kuzminskas, ma la Dinamo, trascinata anche dal calore dei 5.000 presenti al Palasera di Migni, riesce a creare lo strappo decisivo e vincere così per 108-98 la terza partita nella serie. Per la Dinamo si tratta della seconda finale scudetto della sua storia dopo quella della stagione 2014-2015, quella del triplete con Meo Sacchetti in panchina. In tribuna era presente anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio, accompagnato dalla fidanzata sarda Virginia Saba, che ha un passato da cestista, con la maglia della Virtus Cagliari. Scusate, così sono particolarmente provato, ma chiaramente anche clamorosamente felice. Sono nella palestra da quando ho 4 anni, quando mi chiedono quando ho iniziato a giocare, io rispondo sempre a chi me lo chiede: tu quando hai iniziato a camminare? Ho giocato a qualsiasi livello, ho vissuto la mia infanzia nelle palestre, perché mio padre giocava, mio fratello pure, mia madre ci seguiva, chiaramente ci portava in giro. Mio padre prima giocava, poi allenava, quindi diciamo che ho visto la pallacanestro negli anni 80, 90, fine anni 70, 2000. Ho visto tutte le partite che ho potuto vedere in televisione, le ho viste, ma non ho mai visto una cosa del genere. Non dico che non sia mai esistita una cosa del genere, perché non ho visto tutto. Ma io in 42 anni non ho mai visto una cosa del genere. Sono qualcosa di neanche, forse neanche di simile. Ribadisco, siamo riusciti a così a scrivere una pagina della storia di questo sport, proprio perché abbiamo giocato contro Milano e proprio perché Milano ha giocato quasi come noi. Magari non te ne sei accorto, ma hai vinto anche davanti al vicepresidente del Consiglio. Sì, è stato molto carino. Che ti ha detto? In bocca al lupo. Però ti fatto dire. Ma non penso che si possa schierare, chiaramente è stato invitato da noi alla finanza dei Cagliari. Ma penso che tutti abbiano tifato per noi.
forse addirittura anche milanesi. Si sono disputati ieri 2 giugno al Palazzetto dello Sport di Ploag gli assoluti maschili e femminili del campionato regionale di spada in occasione del Memorial commemorativo Enrico Mollica. Presente alla competizione, insieme alle migliori scuole di scherma dell'isola, anche il circolo schermistico sassarese, la più antica società sarda di scherma in attività da lontano 1926. Per la spada femminile si è aggiudicata il primo posto Francesca Costa del CUS Cagliari, secondo posto per Isabella Fuccaro dell'Accademia d'Armi Athos e terza Meloni e Pupillo del CUS Cagliari. Per la spada maschile invece podio tutto del CUS Cagliari con Ben Amara, Diana, Piredda e De Magistris. Salve, sono Emiliano Achenza, vicepresidente del Circolo Schermistico Sassarese. Oggi siamo qui a Ploaghe, nel bellissimo palazzetto dello sport che il Comune ci ha messo a disposizione per il campionato regionale di spada, assoluti, categoria assoluti, maschile e femminile. E oggi onoriamo anche la memoria del commendator Enrico Mollica, è stata una figura molto importante per il movimento schermistico sardo, non solo sassarese. E soprattutto per quanto riguarda il circolo schermistico Brigata Sassari, è un memorial che viene riproposto annualmente e quest'anno è capitato a noi l'onere e l'onore soprattutto di organizzarlo. E questa è una gara molto importante perché è la spada, notoriamente in Sardegna, è probabilmente l'arma principe, l'arma più importante, diciamo, quantomeno ha un movimento al movimento più numeroso. Il Circolo Schermistico Sassarese vuole ringraziare tutti gli atleti e anche gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti.
La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012 due lezioni prova gratuite. Per info e iscrizioni, Piscine Lufangazzo al 328 43 320 16, sportfulltime@gmail.com oppure contattare le Piscine Latte Dolce al 342 56 49 121. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23, il mercoledì e il venerdì in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV.